Il film che state per vedere mi è stato rifilato con l'inganno da un pensavo buon amico. Pertanto vi chiedo in anticipo scusa per il degrado che Stroncando l'Orrore sta per... Esagerato. No, credimi, raramente ho puntato gli occhi su una pellicola con così tanta riluttanza. Proprio lei ha affrontato 7 per l'infinito contro i mostri spaziali, il Bosco 1, The Beast of Yucca Flats. Sì, ma vedi, in quei film non provavo odio per il protagonista. E chi sarebbe in questo caso? Jerry Calà. Sì! Calogero Alessandro Augusto Calà, catanese il meglio noto come Jerry Calà. Allora, comico, attore, sceneggiatore, regista, cabarettista, cantante, tutte cose che quest'uomo ha provato a fare nella vita fallendo miseramente. Adesso è fin troppo severo. Va bene, allora, disclaimer, non ce l'ho personalmente col signor Calà, anzi, ce l'ho più che altro con la sua comicità e con il solito personaggio che da anni si ostina a... Facciamo così, vi metto in descrizione il video esplicativo di un mio stimato collega. Se volete approfondire, mettete in pausa e date un occhio là. Tornando a noi, nel 2012 Calà ricalca quel solito personaggio che porta avanti da più di 30 anni e... Operazione Vacanze. L'ho visto! E appuntate! No, ma ci sei andato vicino. Tu parli di Professione Vacanze, che è una miniserie del 1987 che ruota attorno a un animatore turistico. Questa è Operazione Vacanze, che in origine doveva essere una sorta di remake versione lungometraggio, ma... E cos'è andato storto? Beh, è un film con Calà e questo basterebbe. Il fatto è che il buon Jerry in questa occasione non era nemmeno il regista, pertanto la trama è stata bellamente modificata dal direttore assunto, Claudio Fragasso. Quello di Troll 2? Proprio lui. Pronti a gettarvi nel mondo delle commedie che non fanno ridere? Guardiamo Full Metal Jacket! Full Metal Jacket non è una commedia. Puoi dirlo forte! Una produzione High Entertainment? Suona bene, quel High non è molto incoraggiante. A Saint-Tropez, la luna si desta con te. Operazione Vacanze prende il via con un Calà che gargarisma un Saint-Tropez twist e un Francesco Pannofino vestito con un elegante abito a righe. Vuoi vedere che fa il gangster? Che stupido stereotipo, e spero che... È un gangster, te lo dico subito, e parla con sua figlia, interpretata da Benedetta Valanzano. Trattative con la mafia locale, traffico di droga, riciclaggio, ho nuove puttane da sfruttare. Scusa papino, volevo dire escort. Forse è meglio, sì. Non sembra fiera degli affari di famiglia. Esatto, anzi, li detesta e per questo si inventa la peggior cattiveria che un figlio può raccontare al padre. Essere incinta di... Chi è? È lui, Babel, cantante. Madre di Dios! Davvero? Qua stiamo parlando di un candidato per essere l'anticristo. E lavoreva in un villaggio vacanze? Bene, ora che abbiamo in mente qualcosa di estremamente terrificante, possiamo affrontare a cuor leggero la giustificatissima reazione di Pannofino e l'orribile recitazione di Jerry Calà. Sembroci. Tacit. Oh madonna! Mia figlia non sposerà mai un canzoniere da merda come te. E io sono d'accordo con lei! Oh, e non dimentichiamoci delle grandi battute. Io sono single per professione, lo giuro sugli tettoni. Stai facendo un spirit house. Che sagoma! Oh, davvero? Guarda, il film è del 2012, Little Tony è morto nel 2013. Ridi ora. Ma non capisci? È quella la battuta! Calà se la svigna. Aiuto! C'è l'omino coi baffi che vuole ammazzarmi! Che quegli effetti sonori? Cos'è un film con Bud Spencer? Bud Spencer e Jerry Calà insieme, sarebbe un sogno! 1982, Bomber, regia di Michele Lupo. Forse l'unico film con Jerry Calà che riesco a guardare senza rimetterci anni di vita. Torniamo alle grasse risate. Oh, la torta? Un po' vecchia, non è che faccia più tanto ridere. Ma non sono stato io! Complimenti! Perché c'è un in topless sui tacchi che gira per l'albergo? Forse va o viene da un solarium? No, anche in quel caso si porterebbe l'abbigliamento dietro. Signori, è il mondo di Calà, non fatevi troppe domande. Il mondo di Calà? Sì, dove tutti tradiscono tutti e dove esistono solo o albergatori o gente in vacanza. È il mondo dei Vanzina. Ah, grosso modo. Ma pure te sei di Roma? Ma che sta scherzando? 7 generazioni! Io sono da Roma Centro! Ah, di bene meglio, Enzo Salvi. Ma non le va mai bene nulla! È il film a non fare per me. Comunque, Cipolla interpreta Nando, ovvero una guardia giurata che porta la famiglia in vacanza pur essendo rimasto senza lavoro e senza soldi.
A loro insaputa. Come Zalone in Sole a Catinelle? Sì, ma qui temo che ci sia da ridere di meno. Infatti i Cipollari sono rivali della famiglia di Lello Circosta? Ma caspita, non hanno proprio badato a spese. Oh, alla qualità. Ma quando si ride? Aspetta e spera. Dicevo, le due famiglie cercano di farsi invidiare a tutti i costi. Infatti qui la famiglia Circosta... I circostanziali? Ok, i circostanziali scattano una foto a bordo di uno yacht appartenente a uno sconosciuto. Così famo morire di invidia. Dico però, cipolla e sarcicce. Invidia, Sonia, invidia. Davvero i circostanziali? Sì, va bene, preferivi circoncisi. Comunque, proprio quando pensi che non si possa andare più in basso di così, ecco che il film ti smentisce. Allora ci conto, è confermato. Sto tranquillo. Mi raccomando, che domenica ho i nuovi arrivi. Umberto Smaila? Un mito. Perché non fanno più, come se l'amava? Colpo grosso? Gran spettacolo. Sara, i costumi lasciavano a desiderare. Che costumi? Vabbè, qui Smaila è il proprietario di un villaggio vacanze e sta aspettando l'arrivo di Spada, un animatore rinomato perché nel mondo di Calà, quello dell'animatore è un mestiere molto popolare. Quanto? Ma che ne so, tipo quello del calciatore, toh. Annoiamo di figurine degli animatori? Sì, una cosa del genere. Ho perso un attimo il filo. Insomma, Pannofino stava dando la caccia a Calà, poi saltano fuori tutti questi personaggi. Sì, hai ragione, ma sai com'è? Questi film sono tutti strutturati un po' a casaccio. Allora, chi ha presente Taddeo e Bugs Bunny? Io! Ma cosa c'entra, scusi? Guarda e dimmelo tu. Deficienti, dove sta il bastardo? L'abbiamo perso. Mannaggia! Perché introdurre una soluzione da cartone animato? E soprattutto, perché quell'effetto sonoro sta visucchiando l'aria? Non che gli sgherri di Pannofino siano da meno, visto che ridacchiano come gli assistenti di uno scienziato pazzo. Comunque sia, in questo maestoso scontro tra intelletti, Calà la meglio e semina i suoi inseguitori. Non comprendo perché la muchacha ha indicato Calà come amante. Perché odia il padre e ama l'horror. In realtà la ragazza è veramente incinta, solo che suo compare è un cameriere e teme che Pannofino non lo accetti come... No, aspetti, sperava che Calà si rivelasse una scelta migliore. No, ma si è detta, se il mio vecchio deve far del male a qualcuno, che sia Calà. Me gusta questa pensata. Anche a me, non sai quanto. Comunque, il protagonista è così costretto a... Ma dai, andiamo, ma dove ha trovato quella roba? Tutto si ricollinga, ma certo! Cosa c'è adesso? Ecco perché girano persone innate, perché Calà ruba i vestiti. È ignude, non innate. Perché tu sei nato vestito? Che c'è? Quando è troppo è troppo. Ok, allora Calà perde la parrucca e l'inseguimento riparte. Per fortuna nei paraggi c'è un golf cart e... Via! Però di bar, strada! Occhio! È incredibile, siamo al 12° minuto e già ha esaurito l'80% del suo repertorio. C'è adesso? Cosa va cercando? No, guardo se è Operazione Vacanze o il sequel apocrifo low budget di chi ha incastrato Roger Rabbit. Se esistesse non sarebbe così brutto. Guardati The Mask 2, poi ne riparliamo. Beh, hai detto il 2, no niente. E questo per dirti il livello. Comunque, l'inseguimento si fa sempre più patetico e i sicari con auto e pistole al vento si fanno seminare dal golf cart. Perché le pistole in bella mostra? È tipo GTA San Andreas, sai. Così se pensi 2 volte prima di fermarle. Vabbè, Calà si nasconde dietro al camper incidentato di Spada che, guarda la casualità, è pure un suo vecchio amicone. Bebo! Lello Spada! Fai sempre il capovillaggio. Io sono il numero uno nel campo. Ci faccia l'abitudine, queste pellicole sono una fiera di coincidenze. O almeno è quanto constatato dopo anni di visioni dimenticabili. Non pensavo che i tuoi gusti cinematografici accettassero spazzatura come... Non fraintenda, li visiono per lavoro. Hai idea dei danni cerebrali che... Sì, ho presente. Guarda lì. Che c'è? Ma dove stavi andando col camper? All'hotel Porto Greco, eh. È un bel posto. L'ideale per riposare... E sparire, tranquillo. Ma dai! Qualcosa mi dice che l'amicizia tra i due sta per incrinarsi. Se è un vero amico, intenderà. Sì, che è meglio non frequentare gente come Calà. Comunque, i due sono costretti a sostare in un ospedale, poiché Spada, con l'incidente, si è fratturato un dito. E allora la flebo a che serve? Esatto, ridi? Date il tempo, ora Jerry fa una qualcosa di divertente. Vero? Infatti ruba la cartella clinica senza nome
di un uomo di gesso e la lascia a spada in modo da potergli fregare indisturbato il posto di lavoro. Winston! Perché lo hanno ingessato con la smanos in avanti? Guarda, non ne ho la più pallida idea. È una gag! Non credo proprio e c'è poco da ridere. Per mezzo del suo piano da cartone animato, Calà mette in pericolo la vita dell'amico rubandogli il veicolo e l'impiego. Dai, provate simpatia per quest'uomo. Però... proprio una brava persona. Così il buon Jerry raggiunge il villaggio vacanze e parla col direttore in partenza per le ferie. Ma lo sa che nelle locandine lei era molto diverso? Oddio, Smaila, sembra si sia mangiato due calà. Dai, è sempre stato un po' imponente, non c'è nulla di male. E il baffetto unto allora? Ok, quello potrebbe effettivamente levarselo. Comunque Calà conosce anche Spino e il suo gruppo di animatori. I fancazzisti dog! I fancazzisti dog! Basta! Così un attimo, ma... Massimo Ceccherini? Ho paura! Allora, in 30 anni di carriera, Ceccherini avrà preso parte a un 3 film e un'opera teatrale degni di nota. Ricordo il filone Piavaccio Nano. Nemmeno lo considero. In breve, la sua presenza è sinonimo di degrado e infatti qui interpreta Spino, il rastafariano più bianco del pianeta e appassionato consumatore di droghe leggere. Arrivati! Arrivati! Bene, quindi abbiamo toccato il fondo. Non lo di... Complimenti ancora. Un bacio alle bimbe. E le conservi sempre così. Ecco fatto, Maurizio Mattioli. Beh, guardi il lato positivo, adesso abbiamo davvero toccato il fondo. Ma che dice? Lei ha sempre voglia di... Valeria Marini. Ma ci stai un po' zitto? Va bene, rimarrò muto. Un po' tardi, guarda che roba, qui c'è materiale per un'edizione dell'Isola dei Famosi. Limurta? La mia chiave, per favore. Mi sono dimenticata che numero è. Ma che ha l'asma? No, nel 2012 aveva 45 anni e l'età. Nemmeno, è che non ha mai... com'è quel termine? Saputo recitare? Vabbè, allora Mattioli è ossessionato dalla Marini e con questo gli intrecci elaborati narrativi ci sono tutti. Quindi riuniamo il cast e... Io sono Lello Spada, il vostro capovillaggio! Non so perché mi aspettavo qualche colpo di pistola. Io sempre. Il vostro capovillaggio! Capovillaggio al comando, oh oh oh, animatori allo sbando, oh oh oh. Ecco, io qui avrei disdetto la prenotazione e sarei tornato a casa. Davvero, queste sarebbero le armi comiche del film? Le armi chimiche, vorrei dire, o le armi coliche. Ok, volete l'armamentario pesante? Ceccherini alle prese con una tedesca. Germania. Oh, io sono un ragazzo simpatico. Germania. E il marito di lei, interpretato da una versione bionda del piccolo Antonio Fiorillo. Ti faccio fare tennis e ti tampino le... Italiana mafia, scusa, mafia! Scusa. Oddio, cucciolotto, mi ricorda il culo di mia zia. Italiana cool! Ah, che bello, stereotipi razzisti e battute sull'infedeltà. Siamo quasi ai livelli dei cinepanettoni, però manca ancora qualcosa. Fatti pigliare! Italiana pulcinella! Oh, eccolo qui. Vedi che divertente! Ma davvero ti piace questa roba? Certo! Perché? Cioè, cosa offre? Cosa ha di speciale? È una critica brillante alla deumanizzazione dell'individuo, giudicato unicamente per quello che fa o, nel caso delle donne, per l'aspetto fisico. Cosa hai detto? Non lo so, perché? Quindi non me lo sono sognato, lo ha detto veramente. Guarda, ora ho bisogno di un po' di squallore per dimenticare questo episodio, quindi film, vai! Si ricorda ai signori villeggianti di non scorreggiare durante i pasti, ma solo dopo. Davvero? No, dico, seriamente quello delle flatulenze immense è diventato un problema così grave e ricorrente da richiedere avvisi preventivi tramite gli altoparlanti? Non sei mai stato alla mensa di una prigione messicana, cabron? No, perché? C'è un motivo se los mexicanos vengono llamati mangiafagioli. Quindi sei un mangiafagioli? Io non sono il messicano. Ok, ora, una volta per tutte, si può sapere da dove... Vieni? Vabbè, intanto salvi alle prese con... Esci da sta colpa! Ma che problemi ha sta gente? Non è un villaggio vacanze, è un istituto di igiene mentale. Perché non se n'era accorto? Non ti rispondo nemmeno. Visto che Nando non può pagare, viene spedito dal capo animatore. Lei ce l'ha la moglie? Una proprio tutta mia? No.
Che senso ha? Non dovrebbe occuparsene il direttore? Sì, ma nel mondo di Calà il capo animatore è al vertice di qualsiasi piramide gerarchica o sociale. E alimentare! E alimentare, sì. Allora, visto che Pannofino lo sta cercando, Calà assume Ercipolla come guardia del corpo personale e... Un momento, ma non era già sfuggito ai suoi inseguitori? Vero, ma se lo trovano... Sta lavorando sotto falso nome in un villaggio vacanze privo di collegamenti alla sua persona. Come possono trovarlo? Tranquillo, una forzatura la si scova sempre. Penso che mi dovresti fare anche qualche lavoretto extra. Se ci volevano come piagne, ne dovrebbero vendicare, Dina. E la cipolla che sboccia le cipolle? Non ho capita. La battuta è quella. Dici? Dopo uno stacchetto che pare il servizio di punta di studio aperto, Valeria Marini approccia Calà. Finalmente. È un po' che ti cerco. Oddio, guarda, se è per imparare a recitare, non ti conviene andare proprio da lui. Io so tutto di te, compresa la storia di quel poveraccio che hai lasciato in ospedale. Oddio, ti prego, non mi rovinare. E come sabato dalle storie? Naturalmente è un buco di sceneggiatura bello e buono. La bionda asmatica ricatta Jerry. Però tu mi devi aiutare ad incastrare uno. E chi di grazia? Oppure cosa? Magari parla del Tetris? Lasciamo un po' di suspense. Intanto la famiglia di Cipollari incontra i circostanziali e... C'ha ragione, pure io non ne facevo più. I ragazzini sono più intelligenti di noi. Ma infatti dovremmo prendere esempio da quelle creature sante. Ma non si detestavano? Ma che ne so? Bipolarismo collettivo non indotto dai mass media. Interessante. Bello spada. Da quando mi risulta? Tu sei l'ultimo che ha visto Bebbo Conforti, è giusto? E come lo sape? Perché sta in ospedale? Come sape che Spada è amico del plot hole? Da notare come a poveraccio abbiano ingessato tutto tranne il dito vivamente fratturato. E quelli del piede sinistro? Dove si trova Mo? Questo fa ridere. Sì, fa ridere chi lo subisce, non chi lo guarda. Però fa ridere. Causa persa. Ok, rompiamo la suspense. Eccolo là il maialone. E adesso ti parlo e tu ridi. Ecco, ci sta guardando. Per incasinare il tutto, Mattioli paga uno sconosciuto a caso, ovvero Salvi, per organizzare una cena intima con la bionda. Vabbè, senza insistere. Io voglio rimanere solo stasera con quella fata. Il romanaccio che incarica il romanaccio. Scusi però, la Marini è interessata a Mattioli, Mattioli è interessato alla Marini. Cioè, dico, perché scomodare Calà e Salvi? Dov'è la trama? Non sanno parlare. Sai, è per coinvolgere gente. Gente assunta inutilmente nel cast di cui non sai che fartene. E in questo caso chi sarebbe di troppo? Tutti. Nuova gag. Calà incontra la direttrice che in acqua ha perso mezzo costume. Così lo ritrova e viene attaccato da un pezzo di gomma piuma a forma di polpo. Aiuto! Bello è un pulpo. Già. E tu perché non ridi? Perché qualcosa è proprio brutterrimo. Passiamo quindi all'aspetto comico della scena. In spiaggia ci sono Pannofino e i suoi scagnozzi vestiti non so perché da... non so cosa. Direi da Vukumfa. Quello che è. Calà li avvista e si immerge, mentre Pannofino avvista il polipo e si getta in acqua con tutti i vestiti. Ma per quale assurda ragione? Forse pensa che sta affogando. Non rovinate l'atmosfera. Allora, Pannofino raggiunge l'animale di gomma piuma, lo massacra di botte e morsi e poi se ne va lasciando la bestia morta in acqua. Ah, sei forte, vieni! Sei forte, vieni, vieni, vieni qua! Come per dire, alla faccia vostra, animalisti. Davvero, cioè, la gag sta nel Pannofino, pesta il polpo e percuote Calà senza saperlo. Ma manca qualcosa, manca il movente. Cioè, perché andare là con tutti i vestiti addosso e massacrare quel polipo? È un trauma d'infanzia, presumo, forse è semplicemente pazzo. Passiamo oltre. Giunge la sera e Ercipolla ha organizzato tutto per la splendida cena richiesta da Mattioli. Cioè, ci ha messo pure l'orchestra. Non male per uno che non ha alcuna autorità al villaggio. Che suoneria originale, come lei. Niente da aggiungere, ha detto tutto Miss Asma. Nadia Scorti. Nadia. Mica male come nome. E Scorti? Un nome un programma. Vero, anche se per come parla mi aspettavo si chiamasse Ventolin. Perché secondo te è veneta? Amore mio, ti piacciono i fuochi artificiali? Cioè, si conoscono da 2 minuti e 20 secondi e quello già la chiama amore. Non hanno neanche consultato il menù. Vabbè, dai, prossima scena. E questo che è? Fidel cazzo su abbi carotelle? Ma chi sei?
Sono io! Ma non mi dire! Perché il buffone è svestito come Fidel? Per non farsi riconoscere da Pannofino e compagnia. Qualcosa di meno vistoso, no? È Calà! Comunque, dopo la promozione di Ercipolla a bodyguard a tempo pieno, passiamo alle peripezie sullo yacht degli M-Mans. Facciamoci baciare dal vento, da questo alito di vento, questo vento che non sa leggere. È scemo! Devo ancora comprendere il ruolo di questi due nella trama. Solo il loro? Stai sottovalutando il personaggio più inutile. Ehi, devi ascoltare. Come tu stai, eh? E Smaila? Almeno ha avuto la decenza di levare le tende fin da subito. Che numero di stanza c'hai? Già. Beh, fai qualcosa, no? Denuncialo alla direttrice, ricattalo. E invece? Niente, scena priva di senso se non per spingere l'imbecille a quel fintissimo aha. Un suggerimento, perché non prova a focalizzarsi sulla storyline principale tralasciando invece le sequenze inutili? Ok, titoli di coda. Non faccia l'idiota. Guarda che me l'hai chiesto tu. Torniamo al film. Lo yacht si incaia e costringe gli M-Mans a scendere. Poi però... Dino! Già, cioè questo non è divertente, è inquietante. Cos'ha quello yacht? È posseduto. È parente di Christine la macchina infernale. Ha il cambio automatico. Già. Vabbè, riappare la figlia del boss. Come? Così all'improvviso? E poi perché proprio in quel villaggio vacanze? Perché si sta nascondendo dal padre e il fidanzato può garantire l'anonimato alla registrazione perché in passato ha lavorato là. Ma sa che la alloggiano anche suo padre e Calà? Ovviamente no. Allora, la ragazza chiede di parlare con Bebo Conforti, ovvero Calà, ma questi gira sotto il falso nome di Spada. Ma allora lo sa, e come... Non lo sa! Cioè... È il film che si inventa che lo sa, ma non lo sa, non può saperlo, va bene? Ma... Non lo sa. Dicevo, poiché là lo conoscono tutti sotto il falso nome di Lele Spada e non conoscendo le intenzioni della ragazza, Calà è costretto a ricorrere all'ennesimo stratagemma da Looney Tunes. Forgia! Lindissima ragazza di Panema che passa... Sentaggi, sentaggi... Se spassia por brasilero. Caspita, sembra vero! E l'assurdo è che lei nemmeno lo riconosce. Qui da voi c'è un certo Bebo. Non c'è Bebo qui nel villaggio. Nome di Frojo, eh? Deve essere un demente. Ok, è la figlia di un boss mafioso, ma per non renderti conto che quello lì è Jerry Calà, cioè, devi essere come minimo sotto l'effetto di tre tipi di allucinogeni. Dos. Cosa? Ne bastano dos. Ok, cosa farei senza di te? Allora, dopo una serie di parentesi che non vale nemmeno la pena menzionare... Tipo? Tipo Calà e Ercipolla che offrono il grana padano ai turisti. Riempitevi le mani col grana padano! Che dà energia e non ingrassa! Ma se non valeva la pena menzionarlo, perché l'ha menzionato? Vediamo Ceccherini che, dopo aver dato delle disposizioni all'istruttore, osserva il panzone tedesco alle prese col tennis. Oddio, ma non è interessato la moglie? Sì, infatti. Probabilmente una perversione, magari adora osservare gli obesi durante l'espletamento del sudore. Beh, sperando o no, non fa ridere. Non è così. Lasciatemi finire. In realtà sta verificando se il campo è libero. E invece c'è il ciccione tedesco. Non il campo da tennis, vabbè. Grazie ai suoi superpoteri, Calà intuisce le intenzioni, o meglio le tempistiche di Ceccherini, così lo precede e gli tende una trappola. Lo vogliamo sfondare questo muretto? Tu un bandito! Te lo sfondo io il muro! Perché si accanisce così sul fumato? Perché disapprova le mire poco nobili di Spino. Porco! Porco cane! Gemelle? Ok, perché è l'emblema dell'ipocrisia. Posso provare a prevedere l'evento successivo? Se proprio ci tieni. Il tedesco si stanca e torna in stanza, quindi cielo, mio marito! Quasi, più nello specifico. Cielo, tuo marito! State guardando un uomo che ce la mette tutta, ma non ce la fa. Che pena. Sono caput! Se fai subito doccia, tu meglio. Io fare dopo. Perché parlano quell'italiano stentato? Sono stranieri, no? Sì, ma perché tra loro non parlano tedesco? Perché altrimenti Calà non capisce. L'omone non sa ancora di Calà nella stanza. Ma... Per favore, qui ci sono dei professionisti che cercano di farvi ridere. Ma che puzza di crauti, non resisto! Professionisti? Esti? Dai, pensiamo a questo. Ora massacrerà Jerry e ne sarà valsa la pena. Aliane, vai a letto con scarpe. Affidasi. Lo...
lo lascia andare? Secondo quale criterio uno reagirebbe così? Nel mondo di Calà, se sei un capo animatore, la farai franca. Sempre. Come il politico italiano nel mondo reale. Tipo, sì. Comunque Calà racconta tutta la sua storia a Ercipolla, ancora non so perché, e lo incarica di ritrovare Monica, la figlia del boss, nascosta da qualche parte nel villaggio. È permesso? Per cuscitolo. Tra tutte le camere, proprio là vai a cercarle. Sai, il solito discorso sulle forzature. Così Nando ora si ritrova col duplice incarico di ritrovare Calà e Monica, per conto di Pannofino però. Immagino che il boss sospetti che la figlia è nei paraggi perché, per quello che sa, è sentimentalmente legata al protagonista. Esatto, e per quanto scontato, bisogna riconoscere e apprezzare quando il film non cerca di cavarsela con dei buchi di sceneggiatura. Vista la rarità, il fatto è che non è facile provare simpatia per sottotrame e intrecci interessanti quanto un trattato enciclopedico sulla cura della forfora nel 600. Certo, tipo la Marini con la moglie di Mattioli. Le ricordo che io l'ho sedotto come d'accordo perché sono una professionista. Vorrei vedere dopo tutte le corna che mi ha messo. Ma come trattavano la forfora nel 600? Non la trattavano. Per favore, vorrei anch'io unirmi alla conversazione, ma il dovere chiama. Ho capito. Dimmi quanto vuoi. Almeno il doppio. E lo incastro a dovere. Però potresti saltare sti momenti de nada, cavron. Lo sto già facendo, non hai idea di quanta roba sto skippando. Ma sto film avrà 40 minuti di riempitivi. Ti interessa vedere le due famiglie amiche e nemiche che si mettono d'accordo per andare allo zoo? Tutti tranne Ercipolla, a dire il vero. Lui ha altro da fare. Tu, ciao, tu, ciao, da vicino mi fai. Dico, e questo sarebbe intrattenimento? Voglio morire! Credetemi, siamo fortunati. I due stanno preparando uno stacchetto comico. E dov'è questa fortuna? Che forse non saremo costretti a sorbircelo pure noi. By the way, Salvi viene sorpreso dalla moglie. Miranda! Disturbare moglie! Oddio! Ti sposi con uno soprannominato il Cipolla, che ti aspettavi? Che puzza! Che ti faccia piangere, sciocco! Sì, perché puzza! Messo alle strette dalla situazione e spronato da un Calà un po' meno ridicolo del solito, Salvi vuota il sacco. Ho perso il lavoro, ma quando è successo? Pochi giorni prima di partire. Quindi, se ho ben capito, pochi giorni prima della partenza Salvi ha perso l'impiego. È quello che ha detto. E per tutto il film è uno squattrinato disperato. Credo di aver capito dove vuoi arrivare. Una vacanza del genere va pianificata, richiede prenotazioni e un fondo risparmi. Insomma, non è che con il lavoro ti tolgono anche tutti i tuoi averi. In realtà è tutto perfettamente spiegato. Sentiamo, dunque. È Operazione Vacanze di Fragasso con Jerry Calà. Ti basta come risposta? A dire il vero. Benissimo, la moglie accetta la verità. Così giunge la sera e... oddio no. Secondo il mio modesto parere è una gag marcia, ma proprio parecchio marcia. Vabbè. Ci tocca... sì, guardare il numero comico di sti tre babbei. Ma non ti fa male? Libidine. Ed eccoci al 100%, signore e signori. Calà ha esaurito tutte le frecce del suo repertorio. Non è vero, mancano... doppia libidine! Libidine coi fiocchi! Non sono bello. Piaccio. Speriamo che non voglia strafare, allora. Ah, a proposito, invertirei un paio di battute. Libidine! È una gag marcia, ma proprio parecchio marcia. Vabbè, vabbè. Ah, molto meglio. Sì, questo lo posso accettare. E camino. No! Senti che roba! Buona! A spina vestita così mi sembra la suocera dei veri poppi! Oddio, quanto l'odio! Si esibiscono sul serio. Pare proprio di sì. Fatti più là. Vicino mi fai vomitare. Che pubblico vispo. Vero, sembra il corteo di un funeral. Che tu hai, la... Il film ci rifila una pausa tattica e passa agli M&M's. Lavoro per Gene Pozzi, investigatore privato. Specializzazione tradimenti. Figlia della mignotta. Come? Vuota il sacco. Aspetta, vediamo dove vuole arrivare. Se tu sei disposto a darmi 100.000 euro, io posso chiamare tua moglie e dirle... che mi ha rifiutata. È stata una cabronata. Come un ricatti un ombre senza prove alla mano. Sono d'accordo. Ora Mattioli può benissimo cacciarti a pedate e negare tutto fino alla morte. Mi vedo costretto, devo accettare però. Ma questa è Operazione Vacanze, quindi... ci prepariamo per una gag? Non direi. Il film si rende conto di quanto questo botta e risposta sia senza senso e sul finale cerca di rimediare, ma... io non ti devo niente, ho registrato tutto.
fai subito il versamento. Svela a noi e a Mattioli il trucco solo dopo la reazione bambocciosa del romanaccio. Tipo, sì, era tutto registrato, ma tanto hai dimostrato che non ce n'era bisogno. Quindi tutta la sottotrama di questi due è... inutile, sì. Ma torniamo al trio delle meraviglie, che a quanto pare ha appena terminato l'esibizione più imbarazzante di sempre. Se escludiamo Bigazzi alla prova del cuoco. Uno dei grandi piatti del Valdarno era il gatto umido. E t'assicuro, io l'ho mangiato tante volte, t'assicuro. Secondo me ci tirano addosso tutti i sassi di Matera. Te l'avevo detto, era marcio lo spettacolo. Per me c'è smolecola, no? Oh, io me ne andrei in totale silenzio. Poi lascerei una bella lettera al villaggio vacanze dove c'è scritto: oh, grazie per aver portato via per sempre la mia voglia di vivere. No, davvero, applaudono? Ebbene sì. Dopo 20 minuti di posa, il pubblico stremato applaude nella speranza che l'imbarazzo abbandoni l'area assieme al trio. Manca molto alla fine! Non eri tu quello entusiasta dell'idea di guardare questo? Sì, ma pensavo che era una commedia! Povero ingenuo. Vabbè, allora Salvi il Giuda porta Calà da Pannofino. Tradimento a parte, poteva lasciare che si cambiasse d'abito almeno. Ma non sarebbe stato divertente. Pietoso. Dov'è mia figlia? Dove sta? Nonno... Ma dove sta? Sto qua! Sono rimasta nascosta in bagno per tutto questo tempo, papà. La giovane scopre tutte le carte e rivela la verità al boss, che pare prenderla piuttosto bene. Ma perché non me l'hai detto prima, Monica? Invece te crea tutto sto casino! E ci credo, appena scoperto di non dover sopportare un genero come Calà. È una bella liberazione. Così la comitiva fissa le nozze a... il giorno dopo. E loro saranno i miei testimoni. Vestiti così? Davvero? No, dico... quello dovrebbe essere uno dei giorni più belli della tua vita e... vabbè, guarda, i gusti sono gusti. Io per il mio matrimonio voglio brigantoni. Chi era quel buzzuvo? Ma che ne so, passiamo piuttosto allo squallido matrimonio, va. Allora, Calà che canta, tastiera sul pianoforte, giacca formale della marina. Ah, impossibile aumentare il degrado. Zì! Chiedo scusa. Vabbè, passiamo ai numerosi epiloghi. Allora, un bengalese che incontra la sua futura sposa. Una sottotrama così insignificante che ho volutamente omesso. Beh, tranquilli, è roba di un minuto. Poi Mattioli che fa forzatamente pace con sua moglie. Il ritorno dell'importantissima direttrice d'albergo. Volevo ringraziare ancora una volta per avermi pescato il costume. Ercibolla che ha trovato lavoro. Ho saputo che Fefe Lucanica ti ha assunto come bodyguard personale e come autista. Ah, Fefe è il boss. Niente, perché l'ho assunto? Per le sue capacità, credo. Una fa d'odros che piagnucolare, tradir. Ma questi... mi hanno minacciato di sterminare la mia famiglia! Si vede che tanto basta. E dulcis in fundo arriva anche Spada. Bevo con forti! Perché è ancora mezzo ingessato? Vero, insomma, visto che può parlare, non ha fatto presente ai dottori di non avere alcuna frattura? E il dito? Sentite, voglio chiudere. Allora, inseguimento ridicolo. Aiuto! Fatemi scappare! Il dottor Nelson. E titoli di coda. Lo ripeto, forse non sono stato chiaro. Genere commedia. Stai facendo un spirit house. Operazione Vacanze è un film terribile. È una cozzaglia di intenti fallimentari, di situazioni viste e straviste, di personaggi stereotipo presentati fino alla nausea. Se usciva negli anni 80, decade fortunata per questo sottogenere, risultava comunque spento, scialbo, stanco e noioso. Pensate, del 2012. Ci sono tante, tantissime capronate. Cioè suoni e piani da cartone animato, misoginia, stereotipi razzisti, dialoghi orribili. Facciamo così, teniamo conto della trama principale, ovvero quella di Calà, e contiamo i personaggi inutili. Mattioli, Lamarini, Ceccherini, tutta la famiglia circosta, la coppia di tedeschi, la direttrice d'albergo, Smaila, tre quarti del cast. Quindi, tirando le somme, Operazione Vacanze è il nulla, è un clip show di eventi di scarso interesse sopra le righe. Ve lo dico per il vostro bene, se questo film vi ha fatto sganasciare dalle risate, o avete 7 anni o...
Beh, siete pazzi. Più o meno. Poi, vabbè, magari vi ha fatto ridere il tentativo di far ridere, la componente trash involontaria di questo trash volontario, ma questo è un altro discorso. La sofferenza è finita, quindi vi lascio ai voti e, orbene può far baffo, alla prossima. E per le donazioni mirate in descrizione.